In questo numero. Donate plasma prima di partire, l'appello della FIDAS. A seguire la news scelta per voi dalla redazione. Con un calo nella raccolta del plasma per la produzione di medicinali plasma derivati del 5,4% nei primi 5 mesi dell'anno e l'arrivo dell'estate, emergono le preoccupazioni dei pazienti per i quali i farmaci plasma derivati costituiscono dei salvavita. Si pensi ad esempio a quanti soffrono di immunodeficienze primitive, neuropatie disimmuni ed emofilia, solo per fare degli esempi. Diversi i fattori che stanno influenzando negativamente la raccolta di sangue e plasma nel nostro paese: l'onda lunga della pandemia, lo scarso ricambio generazionale dei donatori, le vacanze, la carenza di personale medico e la riduzione degli orari di apertura dei servizi trasfusionali per le chiusure estive. A rendere più complesso il quadro generale la diminuzione di raccolta del plasma negli Stati Uniti, da cui l'Europa dipende per l'importazione di medicinali plasma derivati, con conseguente incremento dei prezzi degli stessi medicinali. Un insieme di fattori che rischia di avere un effetto sommatorio dalle conseguenze molto serie per tutti i pazienti con malattia rara, la cui esistenza dipende proprio dalle donazioni di plasma. A lanciare l'allarme e quindi l'appello ad andare a donare sangue, ma soprattutto plasma, è la FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. Siamo nel pieno di questa calda estate e il bisogno di sangue non va in vacanza. Ogni giorno vengono trasfusi in Italia circa 7.800 emocomponenti e per questo è indispensabile poter contare sui donatori di sangue. Quelli periodici sono più di 1.600.000, un numero alto ma che potrebbe essere superiore soprattutto con il contributo delle fasce di età più giovani. Chi ha più di 18 anni, pesa più di 50 kg, è in buona salute e non ha comportamenti a rischio per malattie trasmissibili può proporsi come donatore di sangue e può trovare sul nostro sito fidas.it tutte le informazioni e tutte le sedi a cui rivolgersi. L'obiettivo è garantire ad ogni persona che ha bisogno di terapia trasfusionale la miglior terapia disponibile, sicura e appropriata, cioè l'autosufficienza. L'autosufficienza di globuli rossi è un obiettivo acquisito dall'Italia ormai da qualche anno, ma che è ancora a rischio in alcune stagioni come quelle estive in alcune zone d'Italia. E poi c'è l'autosufficienza di plasma, che invece è un obiettivo ancora non acquisito, dovendo l'Italia importare dall'estero circa il 25-30% dei medicinali plasma derivati, medicinali salvavita che possono essere ricavati esclusivamente dalla donazione del plasma umano e che servono per la terapia di varie malattie, tra cui malattie autoimmuni, immunodeficit, malattie congenite della coagulazione, malattie del fegato. Chi ha i requisiti per donare sangue può anche donare plasma e può alternare le due forme di donazione, tenendo presente che tra una donazione di plasma e l'altra devono passare almeno 15 giorni e tra una donazione di plasma e una donazione di sangue intero almeno 30 giorni.